successo questo, che nel rapporto fra il governo e le regioni per gestire quelle che sono le ordinanze della ricostruzione, fino, diciamo, a questa mattina era previsto l'intesa, cioè le regioni collaboravano con il governo per fare in modo che le ordinanze fossero il più possibile aderenti alle esigenze del territorio nel rapporto con le richieste dei sindaci. Quindi l'intesa suggellava il rapporto fra territorio e governo nel gestire le più diverse situazioni che riguardano la ricostruzione. Noi incontravamo normalmente l'assemblea dei sindaci nel comitato istituzionale per poi portare la voce del territorio su tutte le scelte, dalle opere pubbliche da realizzare, dove mettere prioritariamente le risorse, come gestire un'ordinanza che regolasse una legge. E con questa eliminazione diventiamo soggetti in qualche maniera esautorati rispetto al terremoto, cosa tra parentesi che credo metta in grossissima difficoltà anche il commissario. Non so come il nuovo commissario, appena arrivato, possa caricarsi su di sé tutto quello che è la complessa, insomma, situazione del terremoto. Per le Marche, un terzo della regione è colpita dal sisma, ogni volta che facciamo qualcosa incontriamo quasi un centinaio di sindaci. Pensare al commissario che da solo debba portare avanti tutte queste iniziative, insomma, è difficile da immaginare. Poi le regioni hanno un ruolo importante, in altri contesti come Genova il commissario è diventato il presidente della regione o sindaco della città, e qua voler mettere fuori i presidenti di regione troviamo sia una scelta assurda. Presidente, mi scusi, ma ho capito bene, cioè questa norma è stata inserita nella fase di riconversione in legge del decreto Genova, quindi nel decreto Genova si parlava anche di terremoto nell'Italia centrale, È anche stata una delle l'Eterno di opzioni, Ischia, si chiama decreto emergenza. e questo ruolo di subcommissari, lei ha fatto l'esempio appunto di quanto accade in questo momento a Genova con due commissari, il sindaco e il presidente di regione, questo ruolo di subcommissari vi è stato tolto per un emendamento della stessa maggioranza, per una manina della stessa maggioranza, però questa volta si sa di che è questa manina. Sì, una manona, perché sono stati, e non credo che l'abbiano fatto senza sentire prima il governo per conto loro, immagino che sia stata una cosa condivisa per dare questo segnale di, diciamo, di neocentralismo. Se pensiamo cos'era la Lega fino a un po' di anni fa, siamo esattamente al contrario. Insomma, ci aspettavamo un ruolo crescente dei territori e invece si è verificato esattamente l'opposto. Anche i sindaci di fatto vengono messi fuori perché il loro canale, diciamo, di intervento nel comitato era quello e non ha più senso neanche partecipare a una commissione paritetica quando dovresti star lì a recepire le indicazioni del commissario governativo. È veramente qualcosa che va contro l'aspettativa di tutti e, a mio giudizio, renderà più difficile il percorso di qualunque scelta. Oltretutto, questa manina ha probabilmente anche sviluppato un'azione che è contraria ai principi costituzionali, quindi con il rischio di invalidare quell'importante strumento che è lo strumento dell'emergenza proprio per una mancata intesa con le regioni.